Giochiamo finché abbiamo la possibilità. Oh, mamma, che freddo. Aspettiamo qualche minuto che viene qualcun altro e poi continuo con la storia. Vediamo cosa esce. Non è ancora uscito nulla, cosa uscirà? Cosa si mette? Primo loot. Allora ragazzi, prima di cominciare, sempre un aggiornamento per chi sta in live. Abbiamo la nostra Riku-chan, a quale prima abbiamo fatto un bel raid. Poi c'è il nostro Kanteiye, che adesso si chiama Shink, che sta giocando a PlayerUnknown. Poi abbiamo la nostra Temshira, anche lei è una streamer che porta spesso molti giochi su PS4. Poi abbiamo il nostro Deux, che sta giocando a Formula 1. E la nostra Chiara, che gioca a Tom Clancy Rainbow Six e ci dà intanto ben salù della fine del buon anno. Oh, sta anche il nostro amato Dendro dall'Olanda, che è anche lui in live, quindi ragazzuoli non vi dimenticate di lasciare anche a lui un bel follow. Bene, prepariamoci a sopravvivere alla paura. Cominciamo. Quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come. È come una corazza. Non la bruci. Che schifo.
cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi, come un animale o un umano. Cioè, hanno tipo degli orari. Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Dritte sui Wendigo? Tipo che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore? Lo sentono lo stesso. Niente del genere. Non ti possono vedere. Se resti immobile, sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti del loro campo visivo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì, però ti sconsiglio di provarci. A meno che non abbia altra scelta. Merda! Se queste cose, questi Wendigo, sono o erano umani, gli rimane qualche aspetto di ciò che erano? Oh no! Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio! Dobbiamo andare. Ora! Dobbiamo cercare Josh, potrebbe essere qui. Prima, il Wendigo ti immobilizza. E poi ti strappa la pelle da tutto il corpo. Un pezzo alla volta. E infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Alla baita. Andiamo subito. Forse è ancora vicino. Fermo. Non muoverti. Scusa un attimo. Yeah.